Tutti, nuovo video Get Ready With Me e già partiamo male, ma molto molto male. Guardate cosa mi sono fatta. Praticamente stavo dando una piccola sforbiciatina alle sopracciglia e qui ho sbagliato, ho tagliato troppo. Guardate quanto ho tagliato, soltanto che dato, cioè, mi verrebbe voglia di andare a togliere qui, però poi lo sfinerei troppo. E quindi ho detto vabbè, vado dopo con la matita e non lo tocco, aiuto. Perché faccio sempre danni? Perché oggi è sabato 7 di novembre e peraltro sto registrando anche un vlog oggi. Giornata molto casereccia, vi devo dire oggi, però alla fine stasera esco un pochino, quindi andiamo a mangiare una cosina fuori e arriviamo a Latina a cenare, quindi sono contenta. E contento di poco. Poi oggi sono stata felice perché non dovevo uscire e quindi mi sono dedicata a fare un po' di cose. Domani sarà una giornata un po' più noiosetta per me rispetto ad oggi, comunque ho registrato un po' di video, ho fatto un po' di cosine così. Domani è un po' più noiosa perché praticamente devo occuparmi del lato più burocratico, tra virgolette, del mio lavoro. Cioè devo rispondere alle email, devo ricontrollare alcuni documenti perché poi devo andare dal commercialista. In più dovrei studiare in realtà. Non so neanche come organizzarla, sinceramente, la giornata di domani, perché in genere Luca gioca al rugby, domani non gioca al rugby. E quindi da una parte mi dispiace, insomma, dedicare la giornata a queste cose quando c'è Luca a casa, insomma, mi dispiace proprio tanto. Soltanto che nella settimana io non so quando riuscirò a fare queste cose perché sto un po' impicciata. Soprattutto tipo inglese lo devo fare assolutamente domani perché lunedì mattina ho la lezione, quindi non posso rimandarla, insomma. Oggi ho intenzione di usare, allora, la mia idea primaria è quella di usare il rossetto rosso. Un rossetto rosso, non so ancora quale, ma un rossetto rosso, quindi per questo motivo sto cercando di illuminare bene questa zona. Come fondotinta voglio utilizzarmi questo qui di Kiko, che mi piace veramente tanto, il Cushion. Che praticamente questo qui l'ho usato pochissimo perché era un fondotinta che mi piaceva tanto, avevo tanto tanto tanto, allora l'ho usato praticamente con parsimonia, ma quando le cose si usano con parsimonia si finisce per utilizzarle poco e non sfruttarle. Ed è un peccato, effettivamente, perché questo è molto molto bello. Cioè, fa proprio un effetto, almeno sulla mia pelle, fa un effetto pelle perfetta. Cioè, perfetta. Perfetta adesso è un parolone, comunque la migliora tanto, ecco, diciamola così. Questo vizio che ho io di vestirmi prima di truccarmi, guarda, non me lo toglierò. Quando me lo toglierò sarà sempre troppo tardi questo vizio. Vedete, fa proprio un bel, cioè, lo sento sulla pelle, non è un fondotinta leggero, però mi piace. Dicevo, voglio fare le labbra rosse senza ombra di dubbio. Forse, forse voglio andare a rimettere anche le ciglia finte. Non quelle dell'altra volta, però, voglio metterne altre. Tanto ho visto che quella colla lì della confezione di Kiko non mi dà fastidio, quindi riutilizzo quella, perché ovviamente non l'ho comprata. E quindi sì, come cipria stavolta utilizzo quella lì della Roche-Posay, che è tantissimo che non la uso, almeno è compatta. Ciao amore. Ah, la puntura Ettore, davvero. Niente, devo fare la puntura al cane, mi devo stoppare. Bel mascherone che mi sono fatto, fortuna che sera. Mi ero dimenticata che questa qui è lievemente iridescente. Rieccoci. A questo punto, allora, per gli occhi, il trucco classico, perché prima stavo dando una sbirciata su internet per prendere ispirazione. Trucco classico, ovviamente, con le labbra rosse, quello lì con la palpebra chiara per illuminare, ovviamente, e un po' di sfumatura qui dietro marrone per dare un po' di dimensione allo sguardo, però non lo voglio fare. Make-up da incubo che partono. Prendo questo qui che è un matte stick eyeshadow di Deborah Milano, tonalità 02, che è il color tortora, e lo metto proprio all'attaccatura delle ciglia. Ecco,
allungandomi un po' qua dietro e lo vado a sfumare, quindi lo tengo comunque basso, non lo, almeno qui davanti non lo porto troppo in alto. Naked Basic, questo qui che si chiama Faint, che mi sembra perfetto. E io ovviamente non ho lavato i pennelli in tutto ciò. Oddio, oddio, questo mi sembra sporco dello stesso colore che voglio usare io. Di quello lì chiaro qui all'inizio, giusto per illuminare. Col contour media schiarisco qui sotto l'arcata sopraccigliare e mi schiarisco anche qui perché io, avendo tanto spazio tra il sopracciglio e l'occhio, praticamente quando non lo schiarisco mi fa ombra automaticamente e mi risulta sempre un trucco più pesante di quello che non sia nella realtà. Quindi non è che mi stia troppo bene. Colorino chiaro. Qui vorrei sfumare con un colore chiaro ma caldo, quindi devo cercarlo. No, bugia, non voglio un colore chiaro ma caldo. Mixo quello lì che ho appena usato con quello lì usato sulla palpebra per schiarirlo lievemente, in modo da fare tipo un degradé di questo colore. No, perché se gli metto il marroncino caldo comunque si vede che sono due colori diversi e non mi piace. Ok, fatto questo qui, riprendo il colorino questo qui della palpebra e lo sfumo, tanto senza la base sotto risulterà comunque più chiaro, almeno viene una sfumatura più graduale. Prendo un pizzico del marrone e scurisco lievemente qui. Cosa uscirà fuori? Spero di non dovermi struccare anche stavolta. Ok, la nuova fissa del momento, siamo a novembre, ve lo dico, tanto sarà così, credo. La canzone di Justin Bieber. Ah, nuova fissa, incredibile. Un pizzichino di nero glielo do qui. Allora, un pizzichino. Po' di nero sta sempre bene. Questo pennello mi piace un sacco, è di Neve Cosmetics. Eyeliner, a questo punto assolutamente eyeliner. L'avevo tirato fuori, quindi eccolo. Stavo arrabbiando perché ricordavo di averlo tirato fuori, quindi dico dove è finito. Comunque, i fine settimana durano troppo poco. Cioè, ieri ero tutta quanta euforica per il fatto che era venerdì e stavo cominciando il fine settimana. Adesso già ho l'ansia che domani è domenica e poi arriva subito lunedì e oddio, durano troppo poco. Carino, trucco occhi. Io mi chiedo sempre una cosa, ultimamente mi si sta abbassando la vista, ma mi chiedo, se dovessi arrivare a non vedermi più così da vicino, cosa, come farò a truccarmi? Come farò a farmi le unghie? No, beh, le unghie, cioè, è più semplice con gli occhiali, lenti a contatto, cioè, tutta la vita. Del resto sto tanto tempo sul cellulare, tanto tempo al computer, cioè, è inevitabile proprio. Sono diversi. E si vede a colpo d'occhio che sono diversi qui. Ok, se prima potevo avere un minimo dubbio di non mettere le ciglia finte, credo che adesso io sia quasi costretta. Non so cosa fare, cioè non so se andarmi a truccare qui sotto e non colorare la rima interna, non so se evitare proprio di toccare questa zona qui e anzi cercare di schiarirla ancora di più. Non lo so, devo anzitutto fare le sopracciglia, perché sennò non mi rendo conto, secondo me. Questo buco qua. Non mi si può vedere. Aiuto. Il solito quarto d'ora per trovare la matita. Ah no, eccola. Trovata subito. Prima cosa che faccio, questa. Che poi, allora, io amo i rossetti rossi, vi devo dire la verità, li amo. Li uso poco. Per via della mia situazione denti, adesso sto valutando con il dentista di mettere l'Invisalign. Se voi ci fate caso, io ho questa parte di labbro qui che sembra più piccola. In realtà non è che sia più piccola, che è più bassa, perché i denti sono storti sotto, messi male, quindi automaticamente questa, la parte interna dei denti qui è più piatta e quindi il labbro tende a scendere. E ovviamente è una cosa che si evidenzia quando metto i rossetti scuri. Ed è per questo motivo che
Da questa parte io tendo ad uscire un pochino fuori dal bordo per cercare di pareggiare la situazione. Vediamo un po' se con l'apparecchio riesco a risolvere, però. Scelta ciglia finte. Queste qui di Debbie sono molto carine. Se non sbaglio erano quelle lì uscite con la sindina. Sono veramente molto carine queste. Guardate che carine che sono. So se ricordate, la sindina aveva fatto una collezione con Debbie. No, decisamente no. Cioè, volevo aumentare un po', però non volevo proprio questo effetto così potente. Ecco, sono loro. Guardate che carine che sono. Molto più naturali rispetto a quelle altre. Ok, vado per queste. Se no ci sono queste di pupa con i brillantini anche, però no, sono, vedete che belline, però secondo me anche queste sono troppo forti. Ok, ho messo la colletta. La colletta. Aiuto. Messe da schifo, ragazze mie, da schifo proprio. Estremamente tanto mascara. Ah, ecco già. Si comincia a ragionare qui. Voglio andare a scurire un pochino qui sotto, ma giusto il lato, per poter dare il mascara anche sotto e quindi aprire un pochino di più lo sguardo. E volevo utilizzare questo qui di Pupa, il Kajal, quello della collezione Soft Wild. Almeno la puntina riesco a arrivare direttamente qui. E vado invece a ripassare col marrone il nero, per smorzare un pochino nero, insomma. Mascara quindi ovviamente anche giù. Direi che per il trucco occhi ci siamo. Mi piace anche. E labbra, vado a scegliermi un rossetto rosso. Guardate che bello, qui dentro praticamente ci sono tutti quanti i rossetti. Non sono tutti i miei rossetti, ma sono parte degli ultimi rossetti che mi sono arrivati. Il mio luogo delle meraviglie, questo è molto bello. Ma non volevo una cosa così scura. Questo è molto bello. Anche se lo volevo più rosso. Questa è anche molto bella. Però lo volevo sempre più rosso. Questa è carina. Molto rosso. Carino questo. Però lo volevo rosso. Lo voglio rosso. Per una volta che lo voglio rosso, trovo tutti quanti magenta. Sto trovando tutti questi colori, non ci credo. Cioè, è incredibile. Questo è rosso. Un po' scuro, ma è un gran bel rosso, devo dire. Quindi probabilmente utilizzerò questo. Molto. Oh, e poi trovi questo. Che è molto bello anche questo. Però anche quest'altro qui è veramente molto bello. Forse è un pizzichino più chiaro questo, quindi forse mi utilizzo questo. Sì. Quanto può essere difficile scegliere il rossetto. Questi testati, stratestati, sono fantastici. La parte più difficile è stata sistemare il sfumare il correttore che ho messo attorno alle labbra e per farlo ho sacrificato un pennellino da Nail Art. E adesso devo fissare questo correttore. Non lo tocco più, non lo voglio più toccare. Voglio fare un po' di contouring. Oh, guardate anche la coda quanto è bella. Invece del boccolo. Sapete che forse faccio la coda? Sto blush secondo me sta anche bene. Sto finendo questa terra, è quasi finito. Che pizza. Carino, sì. Un po' forte. Un po' tanto forte. Qui l'illuminante è proprio d'obbligo, cioè non è che posso scegliere, lo devo mettere. E prendo questo qui dalla palette dei blush di Neve Cosmetics. Vedete, è carino questo trucco, no? Mi piace.
Ok, ho lo sfondo bianco perché ne ho approfittato per farmi qualche foto. Ho fatto la coda alla fine. Questo qui risultato devo dire sì, mi piace, dai, mi piace. Ok, con luci sempre peggiori volevo farvi vedere al volissimo come mi sono vestita, anche perché la batteria è scarica. Sotto ho questa magliettina grigia, molto molto leggera, senza canottiera. La giacchina DHM, la giacchina nera DHM, non fate caso al bordello qui da queste parti. Ginsettino DHM e le scarpe queste qui che io amo tanto, delle quali io non ricordo il marchio assolutamente. E niente, con questo è tutto. Io come al solito vi ringrazio per aver seguito il video e vi mando un bacione. Ciao!